Ciao amici e bentornati al Gormiti Show! Johnny, ma cosa stai facendo? Sto guardando bene Lord Sol, Giada, perché per affrontare tutta la nuova stagione, secondo me dobbiamo fare un ripasso su tutti i Gormiti che abbiamo conosciuto fino a oggi, dalla prima stagione. Eh sì, hai ragione, perché come a scuola, prima di affrontare un argomento nuovo, si ripassa quello vecchio. Esatto, esatto, vediamo un po' come possiamo fare questo ripasso. Io ho trovato. Sì. È un modo molto, molto divertente. Dai, cioè? Facendo una sfida! Sì, le sfide mi piacciono! Sapevo che questa idea ti sarebbe piaciuta. Moltissimo. Andiamo allora. Oh, finalmente la sfida. Allora, adesso ti spiego come funziona. Dai. Bisogna pescare il nostro Gormita. Sì. Dal bellissimo zainetto. Perfetto. E bisogna dire il suo nome, il popolo a cui appartiene. Tutto questo in un minuto. In un minuto, ma è difficilissimo. Sì, è difficilissimo perché ce ne sono davvero tanti. Facciamolo ancora più difficile. Come ancora più allora, difficile? Allora, siccome vedo due contenitori, in questo mettiamo i Gormiti della stagione 1. Ok. In quest'altro i Gormiti della stagione 2. Ma sarà difficilissimo. E vabbè, proviamoci, dai. Intanto ci divertiamo. Ok, va bene. Allora inizio io. Va bene? Va bene. 3, 2, 1, vai! Allora, questo Zephyr. Sì. Popolo del vento. Sì. E stagione 1. Sì, perfetto. Okay, ottimo. Aspetta che lo metto qua. Vai, veloce, veloce, poi, veloce. Aspetta questo. Lui è difficilino, Ti danno aiuti. Ti danno aiuti. Vabbè, lascialo qua. Lascialo qua. Okay. Fa niente, vai avanti. Gred. Omega Gred, sì. Il popolo dei Darkans. Sì, quelli cattivi. Seconda stagione. Giusto. Ok. Veloce, 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 veloce. Lo cerco anch'io dopo. E Koga? Koga? No. Non me lo ricordo. Il popolo del fuoco. È Koga. Fuoco? Sì. E prima stagione. Giusto. Ok. Ok. No, è difficile. Cambia, veloce, veloce, che stai. Veloce, 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 veloce. Ci siamo quasi, ci siamo quasi, ci siamo quasi, 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 quasi. Ah, uno e stop! No, ma come? È già passato un minuto. È difficilissimo, mi manca pure l'aria. Adesso tocca a me. Sei pronto? Sì, allora. Parto da questi che provo a indovinare quelli che hai fatto tu, che sono qua. Va ok, bene. Va bene. Ok, vado. Pronto? Sì. Ok, allora, parto da questo, Cosmere della stagione 2, Popolo Mecha. Ok. Ok, poi, lui, Ultra Hurricane, seconda serie, Popolo del Vento. Giusto. Ok, vado avanti. Pesca, che sto passando il tempo. Aspetta, ce l'ho, lo lascio qua. Ci giochiamo sempre, perdono sempre. Gred, serie 1, Popolo dei Cattivi dei Darkan. Giusto. Poi, serie 1, Typhon, Popolo del Vento. Ma tutti! Poi abbiamo, ce l'ho, Thorak, serie 1, Popolo della Roccia. Manca poco, Sabur, non mi ricordo, aspetta, sto andando in confusione. Ed è il popolo? Idros, Popolo del Ghiaccio, serie 1. Tempo finito! Mi sa Johnny. Hai vinto tu. Mamma, che cosa? Ho sudato. Hai una super memoria. Ho sudato tantissimo. Era una sfida davvero difficile. Bambini, fatelo anche voi. Sfidate i vostri fratellini, sfidate la mamma e papà. Perché è davvero qualcosa di super gormitico. Davvero? Andiamo avanti? Sì, mi riprendo. Oh Giada, mi sono ripreso quasi del tutto dalla sfida gormitica. Guarda, dopo un super ripasso, adesso possiamo presentare i nuovi collezionabili da 8 centimetri. Giusto. Allora, 4 di loro li conosciamo. Sì. Ok. 2 sono nuovi. Allora, iniziamo con le presentazioni. Assolutamente. Havok, Typhon, Idros e Saburo. Come li ha trasformati l'energia alfa? Hai visto come sono cambiati fisicamente? E poi abbiamo Palladium dei Solark. E signore e signori, Krobok degli Eclipsio nel popolo. Ma facciamo un unboxing super veloce così li vediamo da vicino. Sì, dai. Oh, Giada, brava. Eccoci qui. Adesso possiamo vederli nel dettaglio, sì, finalmente. Guarda come sono traslucidi, cioè. Guarda Saburo. È bellissimo. Guardate bambini, Saburo come è diventato. Poi wow, ma che spada. Mi piace questo effetto che è un po' trasparente, vedo e non vedo. Bellissimo. Sì. Poi
Guarda, lui si è trasformato tantissimo. Tifone, sì, perché ora fa parte del popolo del cosmo, giusto? Cosmonauta! Un cosmonauta! Bellissimo. Che bello! Molto simpatico, molto simpatico. Ma anche, guarda qui! Ma adesso Giada, soffermiamoci su questi due! È arrivato il momento di presentarli! Eh sì, Solark contro Eclipsion, presentiamoli. Palladium è un misterioso e nobile combattente che mette l'onore e l'equilibrio sopra ogni cosa. Ha combattuto centinaia di battaglie, sempre armato della sua fedele spada e del suo inattaccabile scudo, sconfiggendo migliaia di nemici. Un vero paladino della giustizia! I suoi attacchi: lama bagliante e a fondo solare. Krobok è uno spaventoso robot guerriero, un inarrestabile combattente che adora una sola cosa: la battaglia. Può spostarsi velocissimo grazie alle sue ruote dentate, colpendo i suoi avversari con una raffica inarrestabile di colpi sparata dal suo braccio cannone. Quando un avversario si avvicina troppo, rivela la sua arma finale. Dal suo artiglio scatena un violento attacco di energia del caos, impossibile da evitare. Krobok non lascia scampo. I suoi attacchi sono cannone del caos, artiglio distruttore. Oh, già da questi 8 centimetri sono davvero formidabili. Io non vedo l'ora di vederli in azione nei cartoni animati. E anche nelle storie che racconteremo, eh. E anche nelle vostre foto. Mi raccomando, mandateci le foto insieme alla vostra nuova collezione. A gormitishow.gormiti.com. A proposito di foto, Johnny, è arrivato un momento che ci piace molto. Sì, che bello. Adesso è arrivato il momento della bacheca gormitica! Eh sì, Giada, ci sono arrivate due bellissime fotografie. Una foto da Giulio e una da Roberto. Allora, Roberto, so che ci ha scritto una dedica. Vediamo prima quella di Giulio. Ok, allora. Vai, allora. Guarda un po', ci ha fatto la foto insieme al suo bracciale. Bracciale super gormitico, guarda i suoi collezionabili. C'è lo zaino. Lo zaino, wow. Guarda tutti i giornalini. E anche la maglia dei gormiti. Sei super attrezzato. E sei super gormitico. Bravo, grazie per averci mandato la tua foto. Grazie mille. E Roberto, anche lui, vedo che ha un fratellino. Sì. Ok, o un fratellone, no, un fratellone. Un fratellone, mi sa, un po' più grande. Allora, leggo la dedica prima che sbagliamo a dire cose. Allora, sono un ragazzo di 14 anni, allora avevo ragione. È più grande. È più grande. E mio fratello è fan e grande amante dei Gormiti e del Gormiti Show. Vi mando questa foto perché vorrei fare una sorpresa a mio fratello che ogni volta mi chiama quando fate gli episodi e postate nuove foto. Che carino. Fate un salutone a Roberto e ditegli di non arrabbiarsi con suo fratello. Si chiama per sbaglio Lord Carrion, Lord Egron. No, può capitare che magari sbagli i nomi, sono così tanti. Non arrabbiarti, anzi guarda cosa ha fatto il tuo fratellone. Ti ha fatto una bellissima sorpresa, noi ti salutiamo e ti mandiamo un super Noi ti mandiamo un abbraccio gormitico e tu dai un abbraccio gormitico a tuo fratellone. Se volete mandateci anche voi le vostre foto, i vostri disegni, le vostre dediche, perché noi le facciamo vedere in puntata. Anche la baby dance, cioè. Anche la baby dance, è vero, anche la baby dance. Giada, è finita questa puntata. Sì, purtroppo è finita. Dobbiamo salutare i nostri amici, dare appuntamento alla prossima. E mi raccomando, continuate a seguirci sui nostri social. Facebook, Instagram e il nostro canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale, mettete tantissimi like. Un saluto da Giada. E Gianni. Ciao.